nella determinazione, perché noi dobbiamo uscire da questa assemblea con grande forza e grande determinazione, quella che richiamava prima il senatore Fricetti. Tutti noi abbiamo dato col nostro impegno di nuovo ai pescaresi il senso di appartenenza, il senso di attaccamento a una città. Il sindaco girava per Piazza Salotto per il corso e si chinava a raccogliere un bicchiere di carta che un bambino disattento e una mamma disattenta non raccoglieva. Noi abbiamo dato l'esempio di come ci si tiene a una città, abbiamo dato l'esempio col nostro lavoro di come è possibile cambiare una cultura, introdurre germi di partecipazione, di solidarietà, di tolleranza e di unione. Io stamattina ho girato un po' la città, non la riconosco, sinceramente non la riconosco, non ho avuto tanto tempo per girarla in questi anni. Io stamattina, proprio per fare gli ultimi sopralluoghi, per vedere lo stato dell'arte delle cose, non mi rendevo conto come sia stato possibile aver potuto finanziare, trovare i soldi, progettare e realizzare tutti i cantieri, tutte le piazze, tutti gli ingressi alle chiese, gli oratori, i parchi, i giardinetti e tutto quello che si è realizzato. Io Pescara non la riconosco più, questa mattina non la riconoscevo. Ma una cosa volevo dire, ma che è successo in questi anni perché poi i cittadini ci riconoscono questa diversità? Diversità, non parlo della diversità storica che si dice, parlo di una diversità nel governare. Ma ci riconosce la capacità di aver speso 300 milioni di euro a Pescara senza un contenzioso. Hanno partecipato decine e decine e decine di aziende di tutta Italia. Noi non abbiamo un contenzioso in atto. Se fossimo una banda di ladri, sicuramente avremmo contenziosi ed altro. Noi non abbiamo un contenzioso. Non abbiamo un'opera ferma perché qualcuno ha fatto ricorso a una gara d'appalto. Non vale nulla? Io penso che non sia così. Penso che non sia così. Ma abbiamo soltanto con le opere pubbliche privilegiato il centro? No. Noi abbiamo fatto uno studio, oggi non ce l'ho, ma abbiamo ripartito nei quartieri, e vi lo posso assicurare, le quantità di questi soldi sono stati ripartiti equamente tra i 5 quartieri. Privilegiando periferie abbandonate negli anni, dove ancora oggi quando piove si allaga e la colpa sembrerebbe la nostra, ma non è così. Abbiamo rifatto 60 chilometri di fognature, ma non ce l'abbiamo fatta ancora a farle tutte in alcune zone di Pescara, quando piove si allaga ancora, lo sappiamo, ma corriamo, il sindaco corre, verifica, vede, sollecita l'H, sollecita il sottoscritto, variazione di bilancio, soldi per l'intervento, immediato sostegno a quei cittadini ed aiuto, questo è stato fatto. E allora dicevo, ma non soltanto opere pubbliche abbiamo fatto, ma le attività commerciali, le attività turistiche, si diceva prima, ed è un motivo anche di inquisizione oggi, la possibilità di aver riportato a Pescara il collegamento con l'altra sponda. Alla penultima domanda che richiamava il senatore Fricetti, si parlava di una città proiettata verso il Mediterraneo. Bene, come fa una città a proiettarsi verso l'altra sponda dell'Adriatico se manca un collegamento? Com'è possibile? Allora noi, una delle scelte, uno degli impegni che abbiamo fatto, che abbiamo portato a termine, è stato quello di aver ripristinato il collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico. Bene, oggi allora possiamo dire che Pescara è una città a tutto, con tutti i requisiti per candidarsi in un progetto di collegamento e di sviluppo unitamente all'altra sponda. Questo l'abbiamo fatto. Ma le iniziative culturali, si diceva. Guardate che Pescara non sembra, ma è una città vitale, vitale in ogni angolo della città. Nel mese di luglio e di agosto di quest'anno si sono tenute 70 manifestazioni culturali. In un anno se ne tengono 320. Arrivano richieste di locali, contributi, sostegno, patrocinio, che sono una cosa inverosimile. Evidentemente questa città, che può all'apparenza a volte sembrare superficiale, nel suo fondo non lo è. Non lo è una città vicina, una città che accoglie non solo chi la viene a visitare, ma una città che accoglie anche chi decide di stabilirsi per realizzare un progetto di vita,
perché trova tutto quello che è necessario per poter sviluppare un suo progetto di vita. Abbiamo realizzato, ristrutturato, e lo segnalo per darvi conto della diversità di comportamento. Noi abbiamo realizzato e ristrutturato l'ex Aurum. Badate, era un manufatto che stava crollando. Ma dove l'abbiamo preso i soldi? Noi abbiamo chiuso tutti i mutui aperti da 25 anni al comune di Pescara. Mutui aperti con residui di 1.000 euro, 3.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro che servivano per fare i nidi, diceva il nostro sindaco D'Alfonso. Sapete cosa significano i nidi? Significa lasciare a disposizione dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori, al primo tombino che si rompe, un motivo per chiedere ulteriori soldi. Noi li abbiamo chiusi quei mutui, li abbiamo ripresi quei soldi e abbiamo finanziato per oltre 4 milioni di euro la realizzazione dell'ex Aurum. Oggi noi con i ribassi d'asta, e lo voglio spiegare, perché sono state fatte tante cose a Pescara, non solo con la gara che appalta 1 milione di euro. Il 1 milione di euro appaltato con un ribasso d'asta del 10% significa 100.000 euro a disposizione. Non sono stati lasciati là a morire in attesa che l'opera finisse. Il giorno dopo che la gara veniva appaltata, 100.000 euro venivano di nuovo rimessi a gara per fare un'altra cosa. Quel ribasso d'asta di 20.000 euro, ancora una volta il giorno dopo, veniva utilizzato per interventi a sostegno delle associazioni, degli oratori, delle strade più piccole, più ristrette, di lampioni o di altro. Questa è stata la differenza, questo è stato il motivo per cui Pescara sembra un cantiere infinito. Non abbiamo fatto 10 opere e abbiamo aspettato che finissero, no, ne abbiamo fatte 10 più 10 più 10 e ogni volta era 1 moltiplicato 3. Questa è la differenza. Ma non abbiamo fatto solo opere pubbliche, badate, i nostri nidi, i nidi dove i bambini vanno appena nati, sono tra i migliori d'Italia, non certificati da sottoscritto, no, da statistiche e da operatori specializzati. Le nostre scuole materne e elementari non abbiamo mai fatto mancare il sostegno per le attività pomeridiane e mattutine, mentre i governi, e il governo in particolare anche quello di adesso e quello di prima, tagliavano i fondi, noi ogni